Bentornati all'Amiga del Cuore. Per il secondo episodio la scelta è ricaduta su The Great Jana Sisters, il platform numero uno di questo computer. Vi posso già dire che ho deciso di portarvi il gioco dall'inizio alla fine come ho fatto per Another World. Solo che Jana Sisters è abbastanza difficile e quindi per terminarlo e portarvi tutti i 32 livelli ho utilizzato il cheat delle vite infinite, in modo quindi da completare l'intero videogame. Ho fatto diversi tentativi senza questo cheat, solo che di solito arrivavo a livello numero 20 o numero 21. Prima di lasciarvi a long play, vi volevo chiedere di lasciare un commento sui vostri ricordi di questo gioco, se lo avete finito per Amiga oppure su un'altra macchina come ad esempio può essere il Commodore 64, oppure se sapevate del trucco dell'ultimo livello, oppure se siete riusciti a completarlo solo attraverso i cheat oppure senza nessun aiuto. Fatemi sapere. Partiamo quindi con il gioco. Qui la schermata iniziale. E qui bisogna muovere la levetta o a sinistra per giocare come single player oppure per due giocatori a destra. E questo è il primo livello. Qui prendiamo subito questo oggetto, la trasformazione, che avendo questi diciamo capelli super colorati possiamo rompere anche i mattoni. Qui invece il fulmine, che sarebbe lo sparo, quindi ora possiamo anche colpire i nemici. Tutto regolare, il primo livello, nulla di che, e si va dritti dritti al secondo. Qui cambia un po' la colorazione, si fa tranquillamente, vedete qui possiamo anche rompere, quindi prendere i diamanti. E qui invece il doppio fulmine, in pratica ora il colpo rimbalza sulle superfici, vedete? Quindi possiamo colpire anche attraverso i rimbalzi. E qui invece il fragolone, che diciamo è l'oggetto più importante, in pratica ora i colpi passano anche attraverso i muri, quindi potete colpire tutti i nemici che volete. E qui invece vedete, non funziona come Super Mario, che se vai in alto, vai oltre diciamo lo stage, puoi passare avanti e usufruire quindi della Warp Zone. In Jana Sisters non funziona così, ma funziona diversamente. Ci sono appunto delle Warp Zone collocate in alcuni livelli che vi permettono quindi di saltare gli stage e proseguire velocemente senza farli tutti e 32. E vi posso già dire da ora che mi è capitato in questo long play di colpire casualmente una warp zone, quindi di aver passato dei livelli a mia insaputa, diciamo, perché non era mia intenzione. Qui terzo livello tutto, invece qui il quarto. Quindi ora dopo aver preso diciamo la trasformazione dei capelli, il fulmine, il doppio fulmine e il fragolone, siamo in una botte di ferro, vedete? Ogni nemico può essere ucciso anche se si trova all'interno di un mattone, non c'è alcun problema. Quello diciamo è l'oggetto più importante. E qui c'è il boss, diciamo questo ragno che fa avanti e indietro, basta prendere il tempo giusto, volendolo si può oltrepassare anche senza alcun oggetto, ma visto che avevamo lo sparo ho deciso di farlo fuori. Stage 5, diciamo che i primi 10 livelli è come se fosse una specie di training. Ecco, vedete in quei buchi dove c'è quei trattini blu, vuol dire che si può andare sotto e usufruire dei vari bonus per aumentare il numero di diamanti. Qui ho preso invece
una goccia d'acqua, qui lecca lecca, vedete che ti dà una vita in più, mentre la goccia d'acqua permette di essere immuni al fuoco, che sarà molto importante per i livelli successivi. Ora il sesto, vedete tutto tranquillo su per giù, diciamo che i primi 10 livelli per farti conoscere l'ambiente di gioco, i vari nemici e i vari potenziamenti. Qui c'è l'orologio, la sveglia che non mi ricordo, sinceramente non so cosa faccia. Mi sa che ti blocca i nemici per alcuni secondi. Si può proseguire tranquillamente. Si va avanti. Andiamo al settimo livello. Qui diciamo si può chiamarlo il livello delle api, ce ne sono proprio una quantità industriale. Ma tramite i colpi che seguono il nemico non c'è alcun problema. Ok, si prosegue. E vi ricordo che per ogni 100 diamanti presi il gioco vi dà una vita in più. Siamo allo stage numero 8. Qui sempre tranquilli, si uccidono i nemici. Genesis, diciamo, è tutta una questione di tempismo nei salti. È un gioco che può essere terminato anche senza avere alcun potenziamento. Ovviamente diventa più difficile, perché non puoi uccidere i nemici, quindi è più complicato. Però una volta che si prende il tempismo giusto nei salti, si può completare il gioco senza alcun problema. Qui la mia prima morte. Ricordo che all'epoca proprio ti faceva spaventare, perché il personaggio emette questo urlo proprio potente appena muore. Ok, qui dopo alcuni errori sono riuscito ad andare avanti. Qua comincio a riprendere i potenziamenti, perché una volta che perdi una vita perdi automaticamente tutti i potenziamenti, quindi devi ricominciare a riprenderli uno per uno. Ovviamente ti vengono dati in ordine di importanza, quindi si parte appunto con questa capigliatura punk rock. Ok, proseguiamo. Andiamo avanti, decimo livello. Quindi diciamo l'ultimo di quelli semplici. Ok, si prosegue quindi. Qua non mi ricordavo che ti appariva l'ape. E quindi mi ha fregato. Ma noi ci ritentiamo subito subito, andiamo avanti. Quindi di nuovo capigliatura. Qui devo stare attenti senza lo sparo. Bisogna pensare di più prima di procedere. Ok, ora si va proprio a livello 11, proprio quello diciamo più cattivo, che vedrete che c'è da fare un salto proprio al millimetro per non prendere il fuoco. Ok, si prosegue, qui ottengo lo sparo, qui è il primo salto, però nulla di complicato. Ora invece vedete bisogna salire sulla piccola sporgenza senza colpire le fiamme. Qui ho mandato a due per farvi vedere gli altri tentativi che ho fatto. Andati male, vedete? Perso giusto qualche vita. Qui invece è stata l'ape ad uccidermi. Ancora quindi a tutta velocità per fare in fretta. Vedete il livello 11? Proprio il primo livello ti mette veramente in difficoltà. Qui quindi morti su morti. Vedete?
abbastanza articolato come livello. Qui ancora una volta ero riuscito ad andare sulla sporgenza, però quando ero in procinto per saltare ho toccato le fiamme. Nulla di fatto. Ma qui finalmente arriviamo al momento decisivo, dove sono riuscito a passare quel maledetto passaggio. Dopodiché il livello si conclude facilmente. Qui dei piccoli vermiciattoli e si prosegue. Livello numero 12. Qui una morte caduto nell'acqua. Siamo a livello numero 12 e lo stage di un altro boss, perché ogni 4 livelli si arriva a questo tipo di strutture che ti fa capire proprio quello dove c'è il boss. Proseguiamo, qui invece non c'è più il ragnone, ma c'è questo drago, molto semplice comunque da passarci, da oltrepassarlo e proseguire. Basta capire il movimento che fa, prendere il tempo giusto e quindi semplice anche senza avere lo sparo. Livello 13. Nulla di complicato. Qui prendiamo un po' di bonus. Qui un bel salto. Mi ricordavo che c'erano delle api, infatti ho fatto il salto, diciamo, quello leggero. Qui ci sono due tipi di salti, sia quello, diciamo, più piccolo e quello più grande. Ok, ora livello 14, doppio. Ora prendiamo lo sparo con il rimbalzo. Qui tutto molto semplice, avendo appunto lo sparo. Questione di tempismo sui salti e si prosegue. Arriviamo al livello numero 15. Qui c'è quest'altro tipo di nemico con quei tubi lì gialli che non si possono colpire, quindi li puoi solamente evitare. Qui diventa un po' più complicato. Niente di impossibile, però sempre con la massima attenzione. Nuovo questo bello fragolone, io lo chiamo così, non so di preciso cosa sia, però ricordavo che lo chiamavo così quando ci giocai tantissimo tempo fa, quindi continuo a chiamarlo così. Qui, senza farsi prendere la fretta, mi ricordo che morì parecchie volte ai suoi tempi, quando ci giocai per la prima volta. Ok, stage numero 16, quindi di nuovo un boss. Così prosegue, qui ci sono i piranha, in più le piattaforme. Ecco qua, le piattaforme spariscono una volta che le tocchi. In questo preciso, quindi momento del livello numero 16, ho perso qualche vita. Qui ora non posso più sparare, quindi un pelo più complicato. Ecco. Appunto, questa volta sono riuscito a terminare il livello e a proseguire per lo stage numero 17. Qui basta vedere il pattern del boss, come si muove, fino a dove
spostare, basta vedere le mattonelle a terra e passare tranquillamente. Qui lo stage 17. Si prosegue dopo questa morte che si poteva tranquillamente evitare. Riprendiamo i super capelli. Mi ricordavo che c'era un warp zone, che pure quando ero piccolo non riuscivo a prenderlo, ma evidentemente stavo sbagliando. Ecco, qui arriviamo a quella parte proprio difficile, ti fa perdere un sacco di vite. Ci riproviamo. Eccoci qui, il momento decisivo. Questa volta, per questione di millimetri, sono riuscito ad oltrepassare e quindi a terminare il livello. Si va per il numero 18. Qui ancora questi tubi gialli, il fuoco, ormai tutta una sequenza che si ripete. Qui possiamo procedere tranquillamente, senza rischiare di prendere il potenziamento, che è un casino. E altro livello terminato, ora il numero 19. Sarebbe appunto che dobbiamo effettuare il salto quello leggero, quello più piccolo, come avevo spiegato prima. Perché se fate quello normale, diciamo quello più grande, il nostro personaggio sbatte la capoccia al muro di sopra e quindi ricadendo colpisce le fiamme, non passerete mai. Altre morti. Qui ho fatto questo montaggio a due per. Vedete qui ero riuscito quasi a passare, ma per pochissimo la fiamma mi ha sorpreso. Mi ha fatto perdere altro tempo. Qui finalmente qualche difficoltà riesco a passare. Prendiamo altri diamanti e via. Non manca più di tanto. Livello numero 20. E qui invece bisogna passare sotto. Non sopra come le altre volte, perché non c'è lo spazio. Qui è ancora una questione di salti precisi, facendo quello piccolo, non quello grande. Un piranha, di nuovo il boss, il draghetto. Prendiamo, ok, il tempo giusto e via. Che poi lì bisogna stare attenti a fare velocemente le scale, altrimenti con la coda il drago ti prende e muori. Livello numero 21. Qui su per giù lo stesso meccanismo degli altri livelli. Qui per un pelo. Evitiamo di andare sotto per prendere diamanti. Cappelloni. Un bel salto. Qua due nemici. Vedete, appena ucciso il primo sono andato a sinistra, altrimenti mentre rimbalzavo sul primo nemico arrivava il secondo che mi avrebbe ucciso.
36 secondi rimasti, bisogna stare attenti anche al tempo. Qui non mi ricordavo se uscivano le api, quindi ho fatto un salto piccolo piccolo per evitare guai. Stage numero 22. Qui lo spazio si fa sempre più piccolo per atterrare con la nostra Giana. Qui andiamo sotto, volendo anche sopra la stessa cosa, però non mi ricordo, non mi ricordavo bene perché ad un certo punto se vai sopra rimani fregato, bisogna per forza scegliere la strada di sotto. Qui lo sparo. Preso così giusto per prenderlo. Ok, numero 23. Qui comincia la fase. Ricomincia nuovamente una fase complicata. Sempre tutto al millimetro. Un piccolo errore. E perdi la vita. Ecco, mitico salto con le fiamme è sempre un dilemma. Non è affatto semplice. Ci riproviamo. I capelloni ed il salto. Questa volta è andato a buon fine e si va avanti. Livello numero 24. Dove alla fine ci attenderà di nuovo il boss. Qui tutto prosegue bene. Eccola la parte dove vi avevo detto che bisogna andare di sotto. Che di sopra non hai proprio lo spazio necessario per effettuare il salto e proseguire. Qui un erroraccio, andiamo avanti. Di solito ogni volta che commetto un errore poi commetto altri consecutivamente. Ovviamente anche per la fretta di farlo più velocemente possibile. Ecco, sempre lì, col piranha. Per prendere il tempo giusto ed evitarlo. Ok, ora la fase quella giusta. Scavalchiamo questi pesci così come il ragno. Dove lo attendiamo per farlo passare mentre noi andiamo sulla destra. Siamo a livello 25. Qui non mi ricordo che la piattaforma scomparisse, quindi sono fatto una bruttissima caduta. Tutto ok, tutto bene. Ecco qui, dove involontariamente, saltellando, ho preso mattoncino che ti fa avanzare, infatti siamo andati direttamente al livello numero 28. Che equivale quindi al penultimo boss. Sempre piccoli spazi, tutto al millimetro, mattonelle, nemici, piattaforme che spariscono, di tutto e di più. Il solito dinosauro e draghetto e si va avanti. Ormai ci avviciniamo alla fine. Qui il salto quello calcolato. Senza pigiare troppo forte il tasto.
qui un bel colpo. Tutto ok. Attendiamo che piattaforma scenda e si va avanti. Livello numero 30. Nulla di complicato. Avvicinandosi alla fine, diciamo che i livelli non sono poi così complicati come a metà gioco. Vedete, non ci sono più quelle fiamme da evitare, pure salti tra un fuoco e l'altro. Penultimo livello, anche questo abbastanza semplice. Mi sono solamente fatto cogliere impreparato. Qui vedete, perché a un certo punto viene il tubo giallo. Il salto non mi riesce e mi faccio uccidere. Nulla di che, andiamo avanti. Questa volta tutto ok, si vola per l'ultimo stage, dove c'è una specie, diciamo, di trucco per finire il gioco. Che non bisogna andare a destra come si fa di solito, altrimenti il livello si ripete all'infinito. E infatti io all'epoca non sono mai riuscito a finire Gena Sister. Non per questo motivo, ma per altri motivi, perché perdevo prima. Infatti non si poteva salvare, oppure usare altri trucchi. Quindi si passa il drago e si prende il super diamante. E qui la scritta finale. E il gioco è terminato. Qui vediamo i punteggi. Quindi bisogna ricordarsi di andare sotto, dove ci sono quei tratti di blu, altrimenti se il livello va avanti all'infinito. E quindi siamo arrivati alla conclusione. Fatemi sapere come vi è sembrato e l'appuntamento è per la prossima puntata, sempre qui con l'amiga del cuore.